Una delle domande che mi viene rivolta, una di quelle più frequenti, è: c'è un bambino che non vuole venire a scuola, che faccio? Ma non è che esiste un testo che ti dice: allora, bambino che non viene a scuola, anni 6, di anni 6, genitori vivono insieme o sono separati? Separati, ok, separati. Quindi tiro la linea, allora fai così. Non funziona così. C'è bisogno di una indagine accurata, bisogna anche capire perché non viene a scuola, bisogna capire perché sei tu che lo stai rilevando, bisogna entrare nel merito di una serie di faccende che non si possono ridurre ad un aspetto tecnico, per cui se fosse così saremmo nel campo delle scienze matematiche, invece siamo nel campo delle scienze umane, laddove l'unico principio è che grazie a Dio siamo tutti completamente diversi gli uni dagli altri. Allora bisogna vedere su che cosa è possibile spostare l'attenzione. Allora, di sicuro uno strumento che l'insegnante vuole acquisire è la capacità di fare la lezione anche in maniera differente. Cioè, se io voglio pensare un modo diverso, in che modo l'intelligenza emotiva mi può dare una mano ad acquisire uno strumento per agganciare meglio lo studente? Oggi sappiamo che i ragazzi, i bambini, gli adolescenti apprendono poco, male, non utilizzano quello che apprendono, non vedono l'ora di andare via dalla scuola e purtroppo da adulti purtroppo non sono autonomi perché non hanno seguito bene tutte le fasi della loro crescita. Queste sono le 9 qualità principali. Qual è per voi, ad esempio, la cosa più importante, numero uno, tra tutto quello che trovate, affrontare i problemi e decidere, autocontrollarsi, condurre la classe, fare lezione, predisporre le attività, prevedere i tempi, programmare i contenuti, risolvere i problemi socio-affettivi dei ragazzi e saper comunicare. Elementi che aiutino a risvegliare la consapevolezza emotiva, perché le emozioni sono al centro del processo educativo e che una volta che si lavori con le emozioni usando i linguaggi della creatività, poi arriva anche lo strumento tecnico. Cioè voglio dire che se io acquisisco un grado di consapevolezza rispetto all'importanza delle emozioni nella relazione, con un po' di inventiva riesco anche ad immaginare come posso fare lezione utilizzando questi strumenti. Altrimenti, il livello base dell'apprendimento, quello in cui c'è meno attività elettrica, si chiama in un modo molto preciso, abitudine. L'abitudine è il livello più basso di apprendimento in cui c'è una scarsissima attività elettrica. Invece, quando l'apprendimento viene arricchito da una serie di informazioni, genera dei picchi in termini di concentrazione di impulsi elettrici che permettono di memorizzare meglio quelle informazioni. Quando quindi questo accade, quell'apprendimento rimane, perché mandare all'archivio della nostra memoria quelle informazioni ricche di più contenuti fa sì che quelle informazioni rimangano. Quando invece l'informazione è depotenziata, guardate quello che accade. Non mi interessa quello che sto vedendo, vuol dire che io non ci rifletto, non mi interessa portare all'attenzione, quindi non rifletto opportunamente su quello che accade. Quindi da qua dipende l'apprendimento mnemonico. Io imparo a memoria perché dovrò essere interrogato. Di conseguenza non me ne può fregare di meno dell'astrazione, tanto io devo solo superare l'interrogazione. Quindi non mi resta altro che provare ad andare direttamente dall'esperienza concreta alla sperimentazione attiva. E allora in quel momento ci accorgiamo che quell'apprendimento non serve a niente. E allora la ragazza dice: che me ne faccio del pi greco? Perché sta cercando di mettere da qualche parte questa informazione fine a se stessa, perché non ci sono tutte le altre informazioni che l'insegnante riesce a darle e che le permettono di mettere insieme le cose e di cominciare ad astrarre. Ok, questa è la matrice dell'apprendimento di Kolb. Se vogliamo, è insomma la più bella espressione della frase del Piccolo Principe di Antoine de Saint-Exupéry: se vuoi costruire una nave, non affannarti a dare ai tuoi uomini legna e attrezzi, risvegli in loro piuttosto la nostalgia del mare aperto e sconfinato. Cioè, da sempre
insegnare qualcosa utilizzando le emozioni, qua c'è la nostalgia, funziona meglio per smuovere l'interesse delle persone e le motivazioni. Che cosa fa soprattutto l'insegnante? L'insegnante sì, parla di loro, ma fa una cosa che noi facciamo abitualmente, racconta una storia. Racconta la storia della loro vita, senza citarla espressamente, entrando nella loro storia, nella loro vita, esattamente come accade in tutti i percorsi che si svolgono, che si basano sull'autobiografia. Perché, guardate, il lavoro con le storie permette l'identificazione. Cioè i ragazzi si sono identificati in quello che l'insegnante diceva. Quindi hanno ripescato delle informazioni che appartengono all'autobiografia, cioè a loro stessi. Come d'incanto, parlare di storie, raccontare storie, farlo con le emozioni, risveglia l'interesse. Quindi l'insegnante, anche senza raccontare una storia, vi racconto la storia del pi greco, non ce n'è bisogno, ma racconta una storia modulando la sua voce, parlando della loro vita, perché permette a loro di identificarsi. E in quel momento, nell'identificazione, si risveglia il potere dell'autobiografia. Si dice che l'apprendimento efficace, lo vedremo anche dopo, è quello in cui ciò che io so, quello che si ottiene, quando quello che io so incontra quello che tu sei. Cioè quando quello che io ti insegno, quando quello che io ti do incontra la tua vita. Perché dalla conoscenza che io ho della tua vita dipende la mia capacità di essere efficace nel trasferirti quelle informazioni. Perché può anche essere che invece se io ignoro queste informazioni, spesso nelle scuole, non si ha una grande, forse più nelle scuole di infanzia e primaria si conoscono meglio le famiglie, ma già quando si cresce in età adolescenziale c'è un rapporto già differente con le famiglie, gli insegnanti spesso non hanno idea di chi hanno di fronte. Vedete, questo è di un lavoro che io ho già condotto utilizzando il messaggio autobiografico. Perché vi dico questo? Perché delle recenti scoperte, sono recentissime, sono state presentate, io credo per la prima volta, alla TED di Reggio Emilia del 29 gennaio, quindi un mese fa esattamente, si è parlato dell'importanza dell'epigenetica. L'epigenetica come dimostra oggi come le emozioni positive, cioè il dialogo interno, quindi attraverso l'autobiografia, dialogare con se stessi, riesca a produrre emozioni positive che possono addirittura rimaneggiare il DNA. Rimaneggiare il DNA vuol dire fare in modo che persone che sono cresciute anche all'interno di famiglie in cui c'è stato, diciamo, qualche cortocircuito a livello affettivo, possano tuttavia recuperare quel deficit anche emozionale. Per cui l'importanza dell'autobiografia è straordinaria, tanto che lo facciate o che lo facciamo utilizzando una fiaba autobiografica in cui ognuno si racconta, io lo faccio così, ok? Tanto raccontare una storia in cui si percorre il passaggio dal mondo di sopra al mondo di sotto, in cui le traversie dell'eroe alla fine, quando l'eroe riemerge, è diverso e può predisporsi al lieto fine, in qualunque modo venga fatto, sortisce un grande effetto, quello dell'identificazione. Morte e rinascita, vedete, c'è un mondo ordinario, vi racconto meglio l'esperienza così in modo che sia più chiaro. Quando io ho iniziato a lavorare con l'apprendimento multisensoriale creativo, l'ho fatto utilizzando le storie. Io vi dicevo, io sono specializzato in arti terapia e con i linguaggi della creatività abbiamo creato dei gruppi di lavoro al termine di ognuno dei quali ognuno ha scritto una storia personale. Quella storia personale non era altro che l'incontro con la sfera emotiva di ognuno, cioè ognuno raccontandosi era come se esorcizzasse attraverso la scrittura una paura, un bisogno, una necessità che veniva portata alla consapevolezza attraverso la rilettura delle metafore, dei simboli che attraverso la narrazione venivano espressi.
Non diversamente da come, vi voglio far vedere questo, accade con i linguaggi creativi. Vi invito a guardare queste immagini. Anche questo è un lavoro autobiografico. Un lavoro autobiografico che è fatto con i materiali plastici. Queste in realtà sono le attività che io propongo in apertura. Pensate che questi lavori sono realizzati ad occhi chiusi. Ne ho presi tre, considerate che ogni anno più o meno io conduco una ventina di gruppi, in ognuno di questi gruppi ci sono mediamente 20-25 persone, 30 persone al massimo, lo faccio da 15 anni, ho raccolto migliaia di scatti di questi lavori. Ho preso questi tre perché sono tra quelli più recenti. Ok. Allora, questi tre raccontano delle storie, tutto racconta delle storie, anche una lezione in classe è una storia. Ma questi lavori sono certamente delle storie. Vi posso chiedere che cosa vi raccontano? La padronanza delle emozioni per vivere in maniera più felice le relazioni è tutta nello scibile dell'intelligenza emotiva. Quindi l'intelligenza emotiva è qualcosa che ha come obiettivo la consapevolezza delle emozioni come medium per la felicità, come medium per il successo personale. Chi ne parla? Uno dei primi è stato Gardner, teorico delle intelligenze multiple. Cioè, lui che cos'è che fece? Lui si rese conto a un certo punto che alcuni studenti che non erano brillanti durante gli anni dell'università ad Harvard avevano raggiunto l'eccellenza esattamente come quelli più bravi, addirittura alcuni dei livelli di successo professionale anche superiore rispetto a quello che avevano ottenuto gli studenti eccellenti di Harvard, che invece avevano occupato delle buone posizioni di prestigio. Ma come mai? No? Il QI, il famoso QI, è certamente un fattore predittivo di successo. Vuol dire che in genere chi ha un alto livello di quoziente intellettivo occupa una buona posizione professionale. Ma allora com'è che altri, che non esprimevano la stessa capacità, riescono a raggiungere lo stesso livello? Ecco qual è la domanda che si pone a Gardner. Allora Gardner comincia ad osservare quello che accade con i bambini e si rende conto, osservando una bambina in particolare in una classe, che ci sono delle competenze che prescindono dall'intelligenza come la conosciamo noi, come la consideriamo noi, che dipendono in modo particolare dalla nostra capacità di entrare in risonanza con gli altri, la famosa empatia, essere considerati dagli altri dei punti di riferimento, delle persone che sanno ascoltare, che sanno essere in relazione con gli altri, indipendentemente appunto dalle capacità per come le conosciamo noi. Allora nasce la teoria delle intelligenze multiple, intelligenza matematica, logica, spaziale, musicale, artistica, e poi due in particolare. Quella intrapersonale per prima e quella interpersonale, che sono i due aspetti che poi Goleman considera le due componenti fondamentali dell'intelligenza emotiva. In modo particolare dirà che l'intelligenza intrapersonale parte dalla consapevolezza di sé e atterra sulla gestione di sé, perché un conto è avere consapevolezza di sé, un conto è sapersi anche autocontrollare. Vedete come ritorna il termine che io lo chiamiamo gestione di sé o autocontrollo, stiamo parlando della stessa cosa, quindi è una competenza che si può apprendere, non è innata, non sempre innata. Nell'intelligenza interpersonale, quella che riguarda i rapporti con gli altri, si parla di una consapevolezza sociale, ovviamente, quindi chi sono io nel contesto in cui mi relaziono abitualmente, e di conseguenza la gestione dei rapporti con i quali appunto io vivo la mia quotidianità. Goleman dice che l'intelligenza emotiva si concretizza con la capacità che ogni persona ha di riconoscere le emozioni prima in se stessi e poi negli altri. L'abbiamo sperimentato prima, l'abbiamo visto. Non posso riconoscere le emozioni negli altri se non conosco le mie. La conoscenza delle mie emozioni è il vocabolario che mi permette di decodificare le parole degli altri. Diciamola così. Vedete che
Normalmente l'intelligenza emotiva viene confusa con l'empatia, ma non è così. Ogni tanto qualcuno dice: ma come? Parli di intelligenza emotiva e poi ti arrabbi. Non è che uno non si possa arrabbiare, uno si può tranquillamente arrabbiare, ma esprime intelligenza emotiva quando possiede il senso della situazione, cioè quando sa quando deve arrabbiarsi. Cioè l'intelligenza emotiva è quella capacità che ti fa Di dire, decodifica dei di decodifica, prima di tutto dei propri, cioè uno che possiede intelligenza emotiva dice: io adesso mi arrabbio, poi stanotte non dormirò perché mi sono arrabbiato, allora forse è meglio che non mi arrabbi. È questo. Diversamente, se mi devo arrabbiare, ma so che questa notte non dormirò e lo faccio scientemente, va bene uguale. La mancanza di intelligenza emotiva è quando non dormo la notte, se mi sono arrabbiato il pomeriggio e non so perché. È chiaro? Cioè non collegare i diversi eventi della nostra giornata. Quindi possedere intelligenza emotiva vuol dire valutare preventivamente quanto costa in termini emotivi la decisione che sto prendendo. Qualunque comportamento, che sia arrabbiarmi, che sia rispondere, non rispondere, qualunque scelta. Quindi questo è l'oggetto di indagine dell'intelligenza emotiva. Ma per fare questo è fondamentale quindi partire dalle prime asticelle. La prima è riconoscere le emozioni e credetemi che già questa è una conquista pazzesca. E vi dico anche per quale motivo. La conoscenza delle emozioni può modificare lo stesso vocabolario, quello linguistico, eh? Questo è stato evidenziato da uno studio condotto alla metà degli anni 70 dall'equipe di Tullio De Mauro, che sapete benissimo chi è, un famoso linguista scomparso alcuni anni fa. Bene, nel 1976 Tullio De Mauro conduce un'indagine nelle scuole italiane e questa indagine spiega che di 6.500 vocaboli d'uso comune, 6.500 d'uso comune, sono 47.000 nel vocabolario, 427.000 nell'enciclopedia, i vocaboli della lingua italiana. Di 6.500 parole di uso comune, i nostri ragazzi nel 1976 ne conoscevano 1.500 parole. Ok? Molto poche. Momento. 20 anni dopo, alla metà degli anni 90, ripete l'esperimento. E la sorpresa è che degli stessi vocaboli, altri 900 erano volati via. Cioè i nostri ragazzi alla metà degli anni 90 conoscevano 600 parole a testa. Non conoscere le emozioni ci fa perdere anche l'uso di ogni vocabolo che ha una ricaduta nel mondo delle emozioni. Quindi le parole che noi abbiamo perduto sono quelle che parlano di relazione, di sentimento, di accoglienza, di fiducia, di fragilità, di amore, di rispetto. E avendo perduto questi vocaboli siamo conflittuali, aggressivi, arrabbiati, isolati, o non è vero? Allora la parola è il filtro che ti permette di mediare la parola che però racconta un'emozione, che contiene un'emozione, è quel filtro che mi permette di mediare l'impulso prima che diventi azione aggressiva. Ma quando quella parola l'hai perduta, perché in 20 anni hai perso 900 altre parole, hai perso quelle emotive, tu stai male, non sai perché, e appena ti accade qualcosa, ti senti provocato e reagisci. Reagisci, non proagisci. Cioè, reagisci vuol dire agire reattivamente. Reazione uguale e contraria. Mentre invece agire pro vuol dire agire costruttivamente. Ma per agire costruttivamente bisogna mettere un filtro tra l'impulso e l'azione. E questo filtro è il vocabolario delle emozioni. Mancando le parole, i ragazzi sanno di stare male, non sanno per quale motivo, quindi queste emozioni non le si conosce. Ecco perché per lavorare sull'intelligenza emotiva bisogna ricominciare dall'inizio. Bisogna dire quali sono le emozioni di base,
Ekman dice che sono 7, poi con Izard arrivano 11: paura, rabbia, gioia, tristezza, timidezza, sorpresa, vergogna, colpa, imbarazzo. Ok, sono. Ok. E poi bisogna cominciare a lavorare anche sull'espressione mimica delle emozioni, quello che abbiamo fatto per cominciare a vederle, per cominciare a viverle. Quanti agganci ci sono al lavoro con le emozioni che però vengono trascurati? Se fai come quell'insegnante che insegna la geometria usando la musica, usando il ritmo, e te lo ricordi il teorema di Pitagora? Una volta che si riconoscono le emozioni, le si può comprendere, cioè si può dare un nome a queste emozioni. Quindi io le conosco, quindi le comprendo, vuol dire che le porto ad un livello di coscienza. Riconosco queste emozioni e le porto ad un livello di coscienza. Di conseguenza, se la porto ad un livello di coscienza, riesco a dominarla. La controllo, quindi il controllo a cui segue la capacità di esprimere l'emozione. Quindi io esprimo un'emozione che padroneggio, che conosco e infine riesco anche a sfruttare l'emozione, quindi a volgere a mio vantaggio le emozioni che solitamente, quando invece sono sconosciute, generano sequestro emotivo, il sequestro dell'amigdala. Quando non si governano le emozioni, le reazioni sono sempre incontrollate. Invece, lo sfruttamento delle emozioni nasce solo da un corretto vocabolario emotivo. Da un'indagine fatta dalla rivista Mind, risulta che l'immagine che noi abbiamo di noi stessi è sempre distorta. Questo spiega per quale motivo lavorare sulla consapevolezza. Perché se non si lavora sulla consapevolezza, restiamo attaccati all'immagine che generiamo di noi stessi. Questa immagine solitamente, o in diversi casi, potrebbe non essere perfettamente aderente con la realtà. Quindi il modo in cui noi ci conosciamo potrebbe essere diverso dal modo in cui ci conoscono gli altri. Ma questo ci offre dei punti di domanda. E se è vero, almeno ci penso. Qualcuno mi dice che. Io intanto mi pongo la domanda, poi la risposta la lasciamo al futuro. Quasi sempre ignoriamo le motivazioni che ci spingono ad agire. Le motivazioni sono direttamente collegate con il sistema dei valori. Noi reagiamo in funzione di motivazioni che fanno riferimento a dei chiari valori. E i valori a loro volta fanno riferimento alle emozioni. Questo è il motivo per cui le persone che si rivelano come perseveranti sono quelle che hanno una grande motivazione perché credono fortemente nei valori che caratterizzano la loro vita, perché sanno che cosa accadrà alla loro sfera emotiva quando avranno raggiunto quel risultato. I valori sono collegati alle emozioni perché mi provocano una sensazione così bella andarci incontro perché so che quando ci arriverò sarò felice. D'accordo? E quindi il sistema di motivazioni normalmente le persone non lo sanno nemmeno, cioè uno sa sempre che cosa fa, ma quasi sempre non sa perché lo fa. Cioè in pratica anche noi se dovessimo interrogarci sul perché facciamo quello che facciamo, forse ci daremmo delle risposte anche un po' dubbie. Che cosa facciamo lo sappiamo tutti, ma il perché? La cosa più importante che possiamo dire è che entrare in contatto con il nostro vero io ci fa bene. Cioè, noi possiamo per tanto tempo restare un po' a margine della vera conoscenza di noi stessi, della nostra autoconsapevolezza, ma quando arriva diventa una catarsi essersi finalmente incontrati. Anche perché questo è un momento in cui davvero si assiste ad una frammentazione dell'io collettivo e anche dell'io individuale. La gente dove le lasci non la ritrovi. Ti aspetti che reagisca in un certo modo perché le conosci in un certo modo, poi invece riscopri che stanno tut da tutt'altra parte. Allora, avere invece idea di essere coesi, almeno con se stessi, il livello di benessere è quello, che la nostra anima e il nostro io siano ben compatti. Ecco, questo può nascere solo dal fatto che questa strutturazione derivi da conoscersi veramente, altrimenti si attiva l'immagine che noi abbiamo di noi stessi, quella maschera sociale a cui noi affidiamo la nostra amabilità,
Cioè noi crediamo di piacere agli altri per la maschera che anteponiamo. Ecco, invece quel tipo di maschera messa via, che fa vedere realmente chi c'è dietro, fa bene a noi principalmente, ci permette di ricompattare la nostra esistenza e quindi di vivere meglio anche le situazioni difficili. Fattori di influenzamento dell'intelligenza emotiva. Quindi autoconsapevolezza al primo posto. Quindi avere consapevolezza di sé condiziona i livelli di intelligenza emotiva. Gestione delle emozioni, le motivazioni, l'empatia, la leadership, l'intuito e la coerenza. Che cos'è l'empatia? L'empatia è sintonizzarsi sullo stesso livello delle emozioni degli altri. Detto brutalmente, mettersi nei panni degli altri, cioè sentire su di noi quello che sentono gli altri. Percepire più una simpatia, ma identificarsi, vivere dentro lo stato d'animo è una empatia, cioè empathos, sentire dentro la sofferenza dell'altro, il pathos dell'altro, è dentro. Simpatia è insieme, sono differenti, c'è un grado di coinvolgimento differente tra l'empatia e la simpatia. La leadership, leadership in che senso? Leadership di sé. Avere la leadership della propria vita, della propria esistenza, okay. Tutto in ogni caso rimanda alla centralità delle emozioni. Vi faccio vedere, l'autoconsapevolezza dipende direttamente dall'onestà che ognuno ha con se stesso per accettarsi e accettare i sentimenti negativi, dal coraggio con cui si risponde alle critiche, dalla curiosità verso se stessi e verso il proprio comportamento e dalla volontà di raccogliere informazioni e trarne insegnamenti. Da questi quattro aspetti dipende, questi sono quattro aspetti di influenzamento, quelli in realtà tutti quelli che sono presenti in queste slide sono tutti collegati tra loro. Li ho divisi per avere dei riferimenti specifici per ciascuno dei fattori che abbiamo visto prima, che influenzano l'autoconsapevolezza, da cui dipende ad esempio la qualità del dialogo interiore, che è fondamentale per una persona con intelligenza emotiva, perché è dal dialogo interiore che dipende la gestione delle emozioni e l'ordine nelle idee. Se io ho un pessimo dialogo interiore con me stesso, se non riesco a distrarmi dalle emozioni negative, insomma, mi posso giocare delle relazioni perché non riesco opportunamente a trovare l'aggancio con delle emozioni forti che non riesco a governare. Infatti, la distrazione dalle emozioni negative è uno dei fattori chiave dell'intelligenza emotiva. Goleman dice: la persona con intelligenza emotiva ha la capacità prima di tutto di distrarre se stessa dalle emozioni distruttive, paura e rabbia principalmente, e poi fare lo stesso con gli altri. Ma se una persona non riesce a distrarre prima se stesso, non funziona che lo faccia con gli altri. Allora noi ci rivolgiamo a persone per dire: che consiglio mi dai davanti a questa cosa qui? Il consiglio ce lo danno, però poi ci accorgiamo che non funziona. Perché? Perché potrebbe non aver funzionato con loro stessi. Perché la capacità di distrarsi deve essere prima di tutto nostra, per poter dire agli altri: guarda, io faccio in questo modo. Piuttosto che darti un consiglio, direi: tu come ti senti rispetto a questo? Ti porto verso la soluzione. Invece che cosa accade? Noi ci rivolgiamo ad una persona e quella persona ci dice: guarda, fai così. No? Ci danno dei consigli razionali. Propositività nel semplificarsi la vita. Ecco, una persona autoconsapevole tende ad affrontare la vita con maggiore semplicità, invece di complicarsi, cose di cui noi siamo specialisti. Per cui da questo dipende il livello di qualità della vita. E la fiducia in se stessi. Una persona autoconsapevole ha un buon livello di fiducia in se stessa, che è predittivo dell'entusiasmo, da cui dipende la qualità dell'apprendimento.